Preparati a decifrare l'enigma. Tre donne si ritrovano a un tavolo in un bar popolare. Il loro aspetto sembra rivelare il loro status economico. Due di loro sembrano benestanti, mentre una donna non sembra altrettanto agiata. Osserva attentamente queste signore e scrivi nei commenti quale di loro non è effettivamente ricca. La risposta potrebbe non essere così ovvia come sembra. La donna che indossa perle non sta cercando di ostentare la sua ricchezza, è soddisfatta della sua vita semplice e sostenibile. Questo suggerisce che lei è veramente ricca. La seconda donna ha accessori estremamente costosi, non ha bisogno di una macchina perché verrà prelevata dal suo autista e avvisata del suo arrivo tramite il suo Apple Watch. Ma la terza donna non è realmente ricca, non ha alcuna proprietà di valore e quel denaro che cade dalla borsa è probabilmente falso. Guarda queste due coppie che si rilassano sulla spiaggia. Accanto a loro ci sono borse di design e indossano costumi da bagno eleganti. A prima vista entrambe le coppie sembrano benestanti, ma soltanto una di loro possiede una vera ricchezza. Se hai già capito di quale coppia si tratta, condividi le tue idee nei commenti. La coppia sulla sinistra ha alcuni oggetti falsi. Se li guardi attentamente noterai che i loghi sono scritti in modo errato. Sono anche pallidi. Può essere perché devono lavorare tutto il tempo e vanno in vacanza soltanto una volta all'anno? Per quanto riguarda la coppia sulla destra, i loro oggetti apparentemente più semplici ma ben curati suggeriscono che privilegiano la qualità rispetto all'eccesso. E il loro bagaglio consumato parla dei loro numerosi viaggi. Inoltre hanno la pelle abbronzata, il che significa che possono andare in vacanza molto più spesso. Si sospettava che un criminale, Doug il malvagio Man, si fosse allontanato in vari posti nel mondo. L'Interpol era sulle sue tracce, aspettandosi di prenderlo con grandi quantità di denaro contante non giustificabile. Quando finalmente riuscirono a mettere le mani sul criminale, trovarono soltanto occhiali da sole, un portafoglio contenente circa 50 dollari americani, carte di credito e un po' di spiccioli stranieri. Non avevano altra scelta se non quella di lasciare andare il tipo. In realtà, però, Man riuscì a nascondere una fortuna proprio davanti agli occhi delle autorità. Se hai qualche idea su come ha fatto, condividila nei commenti. Queste monete straniere erano in realtà monete antiche estremamente rare e incredibilmente costose. Il detective Stanwyck si recò a casa del signor Pennyroll per indagare su un crimine. Il signor Pennyroll affermava di essere stato rapito da dei ladri quando era arrivato per aprire la banca in cui lavorava come direttore. Lo costrinsero ad aprire la cassaforte e a consegnare loro i soldi. Dissero all'uomo di portarli a casa sua. Volevano prendere anche i gioielli di sua moglie. Mentre erano in viaggio, uno dei criminali trasferì i soldi in una busta di carta e buttò la borsa della banca fuori dalla finestra. Quando l'auto si fermò a un semaforo rosso due isolati più avanti, il banchiere riuscì a scappare. Il detective decise di seguire il percorso di ritorno alla banca per cercare indizi. Ad un certo punto il signor Pennyroll urlò che aveva visto la borsa della banca vuota e pochi minuti dopo indicò il semaforo rosso dove era riuscito a scappare. Quando arrivarono alla banca, il detective Stanwyck arrestò il signor Pennyroll per una falsa segnalazione. Hai notato un problema nel racconto del banchiere? Allora dillo nei commenti qui sotto. Mentre tornavano in banca, non avrebbero dovuto raggiungere il sacco di denaro prima di aver raggiunto l'angolo da cui il signor Pennyroll era saltato fuori dall'auto. Si suppone che abbia fatto ciò dopo che il criminale aveva gettato fuori il sacco. Se questa storia fosse vera, il detective e il banchiere avrebbero superato prima l'angolo e poi il sacco di denaro sulla strada del ritorno alla banca. Ora ecco un caso davvero misterioso per te.
Chelsea si avvicinò a un taxi parcheggiato, diede al tassista una banconota da 20 dollari e se ne andò. «Ecco le cose che devi sapere. Non è molto brava con le indicazioni. 20 dollari è una mancia troppo generosa per dare indicazioni. La ragazza ha anche una sua auto e non è rotta. Riesci a risolvere questo mistero più velocemente degli altri del lato positivo? Lascia la tua risposta nei commenti!» Chelsea si era persa e pagò il tassista per portarla alla sua destinazione. Lo seguì con la sua auto. Osserva attentamente questa immagine. Riesci a individuare un ladro e a giustificare la tua scelta nei commenti sotto il video? È la donna col cappotto marrone e i risvolti bianchi. Spicca tra la folla perché tutti gli altri indossano abiti senza maniche o a maniche corte. Steven ha chiamato la polizia per denunciare il furto dei suoi beni di valore. Quando la polizia è arrivata, l'uomo ha detto loro che era andato in campeggio da solo. Era appena arrivato e aveva montato la sua tenda quando iniziò a piovere intensamente. Si è affrettato a procurarsi della legna asciutta da ardere e ha lasciato la sua borsa col portafoglio e tutti i documenti dentro la tenda. Quando è tornato, tutto era sparito. Gli agenti di polizia non hanno creduto a Steven e lo hanno multato per aver fatto una falsa chiamata. Avete capito come hanno scoperto che l'uomo stava mentendo? Allora ditecelo nei commenti! Steven ha detto di aver montato la tenda prima che iniziasse a piovere, ma allora perché c'è una grande pozzanghera all'interno? Tom è scomparso intorno alle 10 di sera di un venerdì d'autunno. Un agente di polizia ha interrogato i suoi 4 amici. Sospettava che uno di loro avesse qualcosa a che fare con la scomparsa del ragazzo. Ha chiesto a ciascuno di loro che cosa stessero facendo a quell'ora. Adam ha detto che stava scegliendo un outfit per un appuntamento. Daniel si stava preparando per una festa che doveva tenersi nel suo appartamento. Sophia ha detto che si stava rilassando facendo yoga prima del suo turno notturno di lavoro. E Jake stava osservando gli uccelli nel parco. Dopo aver interrogato i sospettati, l'agente di polizia ha arrestato uno degli amici di Tom. Se sai chi è stato, scrivi nei commenti. Era Jake, alle 10 di sera in autunno è troppo buio per vedere gli uccelli fuori. L'agente di polizia James è stato chiamato in un piccolo hotel per indagare sulla misteriosa scomparsa di alcuni gioielli. Emily aveva fatto il check-in la sera precedente e aveva messo tutti i suoi preziosi diamanti nella cassaforte della stanza d'hotel. Quando è tornata dal pranzo il giorno successivo, i gioielli erano scomparsi. James aveva 3 sospettati. La receptionist ha detto che era stata in pausa pranzo, la cameriera ha detto che un altro ospite aveva fatto il check-out prima in quel giorno e che lei era stata a pulire la stanza. Susan, un'altra ospite dell'hotel, ha detto che si era appena svegliata. Una di queste persone sta mentendo. Se riesci a capire chi è, scrivi il tuo sospetto nei commenti il più velocemente possibile. È Susan! Ha detto di essersi appena svegliata, ma guarda il suo letto. La cameriera l'ha già rifatto. Joan è tornata a casa una sera e ha scoperto che era stata derubata. Quando la polizia arrivò, andò a fare domande ai vicini. Victoria disse che era stata in visita da un'amica che viveva a 2 isolati di distanza. Tornò a casa solo qualche minuto prima. Peter disse che era stato malato. Aveva fatto solo un breve viaggio in farmacia e poi era tornato a letto. Nathan disse che aveva preparato assieme alla moglie una festa con un barbecue per i loro amici, ma aveva cominciato a piovere pesantemente e avevano dovuto annullare i loro piani. Aiuta la polizia e scrivi il nome del ladro nei commenti qui sotto. Era Victoria, stava piovendo e lei ha detto che era appena tornata a casa.
Ma guarda, i suoi capelli vestiti all'ombrello che ha appoggiato vicino alla porta sono assolutamente asciutti. Una sera Tyler stava andando a casa del suo amico quando uno sconosciuto con una maschera lo catturò. Ad un certo punto si ritrovò in un'ampia sala rinchiuso dentro una gabbia. C'erano tre leve sul muro accanto alla gabbia. Se avesse tirato la prima leva, avrebbe fatto entrare i leoni affamati nella gabbia. La seconda leva avrebbe allagato la gabbia con l'acqua. E la terza leva avrebbe attivato un meccanismo speciale che avrebbe fatto scendere il tetto della gabbia verso il basso, schiacciando chiunque e qualsiasi cosa al suo interno. Quale leva dovrebbe tirare Tyler per sopravvivere? Condividi la tua scelta nei commenti. La sua unica scelta è la seconda leva. Tutta l'acqua uscirà attraverso le sbarre della gabbia.